social. Bentrovati cari amici radioamatori. L'ospite di oggi, come sapete, io ho un debole per i nostri amici a quattro zampe e quindi volevo salutare subito dalla Puglia la nostra Maria Rosaria Ostapczuk. Ciao Maria. Ciao, buongiorno. Ciao Maria. Allora, io ho già anticipato che ho un debole per i nostri amici a quattro zampe. Vuoi dire tu ai nostri ascoltatori di quale razza ti tratti tu? Di cosa hai un allevamento? Vai. Allora, io allevo bovari delle Fiandre. Che cosa meravigliosa. I bovari delle Fiandre, una razza piuttosto rara e non tanto conosciuta. È un cane dolcissimo, molto molto equilibrato, mm-hmm. È molto attaccato alla famiglia, è un cane che fa benissimo il suo lavoro anche di guardiano, pur essendo molto socievole. Naturalmente, il tutto va anche messo assieme all'educazione che il proprietario gli deve dare, mm-hmm. Perché il cane, quando viene consegnato, solitamente è un cucciolo intorno ai 3 mesi, è chiaro che l'allevatore non può già averlo educato. Mm-hmm. Il bovaro può tranquillamente vivere in esterno e può vivere tranquillamente anche in casa. Ha un grandissimo vantaggio, quello di non perdere pelo, mm-hmm. Perché il pelo, se non viene spazzolato o pettinato a fondo, non cade. Oh. Si infeltisce il sottopelo sul cane stesso, quindi sarebbe l'ideale, se uno ha un bovaro, di pettinarlo ogni settimana, 10 giorni, oppure, se uno non ha il tempo né la voglia, portarlo una volta al mese in toletta a farlo spazzolare a fondo. La dieta, come tutti gli altri cani, perché non c'è una grande differenza, se uno decide di dare del cibo secco, delle crocchette naturalmente di buona qualità, perché io sono dell'avviso che quanto migliori sono le crocchette, si risparmia di veterinario molto probabilmente. Se uno invece deve fare del cibo fresco in casa, è bene farsi consigliare da un veterinario nutrizionista per dare le dosi giuste di verdure, carne, carboidrati, vitamine, eccetera eccetera. Ho un profilo Facebook che è pubblico, quindi mm-hmm. Lì si possono vedere tranquillamente tutte le foto, e una pagina Facebook dell'allevamento. Vuoi dare appunto entrambe le pagine? Allora, il mio profilo Facebook con il mio nome e cognome è Maria Rosaria Ostapczuk, mm-hmm. Il profilo la pagina è Allevamento dei figli di Paparos. Perfetto, allora invito i nostri carissimi ascoltatori a condividere le pagine e cliccare like se anche voi volete un amico peloso, appunto come compagnia e da amare. Maria, vuoi salutare qualcuno? No, saluto tutti quanti e gli invito a informarsi, a conoscere questa razza, perché è veramente meravigliosa. Li invitiamo assolutamente anche noi. Grazie esiste mille Maria. Esiste anche un club di razza, Club Italiano Bovaro delle Fiandre, uh-huh. E lì si trovano tutte le informazioni. E allora cerchiamo anche nella pagina del club ufficiale del Bovaro delle Fiandre. Grazie mille Maria, è stato un piacere. Grazie a voi, e ti auguro buona un giornata. Buon lavoro. Salve. 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 Per le prossime curiosità dei nostri professionisti, restate qui su Live Social. Live Social.